tutti! Devanatura vi dà il benvenuto in un nuovo video e bentornati sul canale! Questa è la mia personale riproduzione di uno degli abiti più famosi della terribile contessa Dracula. Ma prima di raccontarvi la sua storia, iniziamo con la realizzazione del vestito. Da una nostra maglietta, dal collo molto ampio, preferibilmente a barca, ricaviamo la sagoma del corpino, prendiamo la misura del nostro busto e la riportiamo sulla sagoma. Devanatura consiglia, per un risultato ottimale, di non superare l'ombelico. Ora dividiamo la parte davanti sulla metà e con un rettangolo e dei laccetti andiamo a ricreare la chiusura del vestito. Questo ci permetterà di semplificarci il lavoro, poiché così non andremo ad applicare la cerniera, ma anche di ricreare quell'effetto bustier rigido che tanto si usava in quegli anni. Ai due lati appena cuciti applichiamo una passamaneria che abbia dei fori per far passare i laccetti. Disegniamo le maniche. Devanatura suggerisce di aggiungere almeno 5 cm per lato, dato che il raso è molto rigido e non elastico. Sulla sagoma della manica andiamo ad eliminare la parte della spalla, tracciando una linea dritta. Questo ci permetterà di realizzare lo scollo tipico del tempo, un po' squadrato ma molto elegante. Cuciamo le maniche al davanti e al dietro del corpino. Per la gonna ci serviranno due stoffe, una sempre rossa e una nera. Prendiamo la misura della vita e sempre con la formula del pi greco, circonferenza della vita, diviso 3,14, il risultato saranno i centimetri che andremo a riportare sulla stoffa. Con quella rossa realizziamo una gonna a ruota intera, mentre con quella nera una mezza ruota. La parte rossa la divideremo in tre pezzi, una mezza ruota che servirà per il dietro e due metà dalla restante mezza ruota, che saranno invece due laterali, in modo che la mezza ruota di colore nero sia al centro. Ok, scusate il gioco di parole. Spero la mia spiegazione sia stata chiara. Per fortuna ci sono le immagini che sicuramente mi aiuteranno. Bene, andiamo a cucire il tutto. Come potete vedere, aggiungendo la parte nera ovviamente la circonferenza della gonna è aumentata di molto, ma questo è stato anche fatto di proposito. Così ora che andremo ad arricciarla e a cucirla al corpino, andremo ad aggiungere quel volume tipico delle gonne del 600, anche se in quel periodo le donne indossavano più di un sottogonna per aumentare ancora di più questi volumi. Dopo averla arricciata, la punto con gli spilli al corpino e la passo a macchina. Ora applico due rettangoli sulle spalle, cucendole con delle pieghe per fare delle maniche a sbuffo. Andrò solo ad applicare una passamaneria tra il corpino e la gonna per nascondere la cucitura, ma soprattutto per decorare l'abito, che è praticamente ormai finito. Come ultimo passaggio vado a riprodurre il collare tipico della contessa. Prendo due rettangoli di raso nero e con il metodo della forchetta faccio le pieghe su entrambi. Li unisco dritto contro dritto in modo che le pieghe vadino sia verso l'alto che verso il basso del collo. Applico del velo nero sul retro, sempre facendo delle pieghe di tanto in tanto. Sul davanti invece la stessa passamaneria che ho applicato sull'abito e per lo stesso motivo sia come decorazione che per nascondere la cucitura centrale ed infine un nastrino per la chiusura del collare. Elizabeth Báthory, soprannominata la Contessa Dracula, ha ispirato dipinti, poesie, libri e poemi. Ancora oggi il suo cupo fascino è omaggiato in film, canzoni e siti horror, rendendo il mito delle sue macabre gesta immortale. La storia, avvenuta più di 300 anni fa, ha fatto nascere diverse leggende che ci descrivono la Contessa come nobildonna, bella ed elegante, vanitosa a tal punto
da riempire il suo castello di specchi e cambiare il suo abito anche 6 volte al giorno, pur di mantenere un aspetto impeccabile e regale. I capricci aumentarono con il passare degli anni e l'avanzare dell'età. Quando creme, unguenti e ogni tipo di preparato non bastarono più a mantenere giovane la sua pelle. La contessa, avida di lusinghe e timorosa di perderle, convocò a corte maghi e stregoni, studiando con essi le arti oscure. E quale rimedio trovò la terribile contessa Dracula per rimanere giovane e bella? Fare il bagno in una vasca piena del sangue di giovani vergini. Questo le avrebbe garantito una pelle giovane e pallida anche dopo la morte. Sarà, ma Deva Natura vi consiglia di continuare ad usare le classiche creme. Vi lascerò qua sotto al video il link del make-up da me realizzato per completare questo look. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei video. Pollice in su se vi piace quello che faccio e felice Halloween a tutti! Ciao!